Allora, siamo tornati sempre qui dal Lab. A questo punto ho il piacere di introdurvi una band che arriva da Milano. Signori e signori, hanno una sorta, non ho capito se è un acronimo o com'è, ma adesso ce lo spiegheranno, però poi si legge NOTA. Benvenuti, benvenuti ragazzi. Facciamogli un applauso sporadico. Però Ciao, ciao a tutti, adesso vi apro andiamo. anche, adesso vi faccio sentire, eccomi qua, vedi che ci sono. Siamo. Allora Tano, benvenuto, benvenuti qua a Torino. Non so se avete già fatto delle performance qui nella nostra città, vi è già capitato? Ciao Mao, Beh. allora a noi piace molto Torino, sono tanti discorsi, abbiamo già suonato qua in passato, siamo stati ospiti di alcune manifestazioni. È sempre bello tornare qua perché comunque ci piace molto come Torino accoglie la musica, soprattutto l'underground, che magari dalle nostre parti è ancora più difficile, per assurdo. Cioè, guarda, qua non cominciamo a parlare di Torino a Milano perché No, andiamo avanti tutta la infatti, sera. Io appunto, avrei delle cose appunto. da dire qua a Quindi Milano, qua ci beati voi a sentiamo, Milano. esatto. È un classico, siamo cugini e chiaramente da questo punto di vista abbiamo un sacco di differenze, ma è bello avervi qui questa sera anche perché so che siete in una fase un po', come dire, creativa, Sì, delicata, sì, sì. stanno cambiando un po' di cose, state cercando il vostro sound. Questa sera, diciamo, lo facciamo un po', come dire, rustico, perché vi ho messo in una condizione di stare un po' acustici, però insomma, ascoltiamo. Rustico a volte vuol dire anche intimo. Intimo, intimi. Allora, con che cosa cominciamo? Allora, iniziamo con un brano che ancora deve uscire, che Ah, un abbiamo inedito. appena finito di produrre e che speriamo entro inizio dell'anno prossimo di poterlo sfornare. E intanto questa è un'anteprima acustica. E intanto facciamo qualche prova. Signore e signori, i Nota qui al salotto. Io sono più matto di te, che uso qui il mio tempo per cercare di capire tutto questo tuo atteggiamento. Superbia vanità, su un debole fondamento. Chissà quali meriti sportivi, quali scienze, quali qualità. Ci vuole più umiltà per imparare svelto. Relax campione, sono scimmie che a farlo sono più brave di te. Vento che sale, gonfia le vele. Dovremmo andare. Ogni giorno che passa è un motivo che innesta ogni mia mania. E ogni giro di boa sarà rotta nuova distante. Crescono piante, dammi la mano e sarà lampante. Non vedi che ritorno infante, resta magia. O sei già stanca di me, o sei già stanca di me, o sei già stanca di me. O sei già fatta di me. La decadenza della società, sentila che si giustifica semplicistica, che siamo esseri umani, che siamo tutti normali, che siamo tutti migliori, siamo in tutti i locali, siamo in alto le mani, metti in alto le mani, batti in alto le mani, batti in alto le mani, ma non sull'uno, sul tre. Sei campione che in gita lo zoo, ho visto scimmie che a farlo sono più brave di te e me. Questo che sale ci pompa le vene, dovremmo andare. Ogni giorno che passa è un motivo che innesta ogni mia mania. E ogni giro di boa sarà rotta nuova distante. Scoppiano tante voci che stanno sopra il cantante. Non vedi che ritorno infante, resta magia.
Ottimania. Sa sapere nuotare, solo per farci notare. Dobbiamoci amare, dell'arme non fare. Nota qui al salotto, abbiamo così ascoltato un brano, probabilmente una versione che chissà poi come verrà a trasformarsi, diciamo, strada facendo. Ancora peggio, perché abbiamo accennato al fatto che state lavorando. Io ho anche accennato all'inizio a questa sorta, non so se è un acronimo, perché vedo che c'è un punto dentro la nota, diciamo. Cosa vorrebbe, vogliamo svelare un po' di più? Sai quando una band ha fretta di andare a suonare non se ne non trovi il nome, esatto, ho capito. Porta dentro un acronimo, Tano, mi chiamano tutti Tano, allora... anni fa è nata così, nota, anagrammata. Ah, è un anagramma, vedi che io c'è questa cosa qua, è un anagramma, qualcosa in più l'abbiamo scoperto, è un anagramma. Quindi insomma c'è questa voglia di, adesso mi viene, mi piacciono le cose un po' così, quelle un po' logiche strane, tipo i quadri di Escher, queste cose qua. Sì, beh, noi comunque ci ispiriamo molto a noi stessi e ai nostri gusti, non magari... Non siamo lì a prendere, cercare la tendenza, è il nostro canto fuori dal coro molte volte. Infatti, ci porta delle scelte. E del resto mi sembra che vi definiate non conventional rock come senso, no? Una cosa. Sarebbe un conventional rock, ma ormai non lo è più. Capito? Non lo è più, vabbè, sono corsi e ricorsi. Allora, la prossima canzone invece è un brano, come dire, di quelli che non sono ancora usciti, che no, state provando. La prossima, questa canzone che sentirete si chiama L'immagine di sé, è uscita a giugno. Ah, questo è il singolo. C'è un video su YouTube, potete andare a scoprirci e partire da lì. Oh, benissimo, signore e signori, nota L'immagine di sé. Ogni faccia è sfumata nel riflesso di uno specchio, segreta immagine svelata troppo presto. Alla vanità è incline, da quell'ansia di non mantenere su chi ha glessi. Sento la sabbia senza rintocchi, correggimi prima che affoghi nell'acqua o negli occhi. Da quando la sabbia è diventata uno specchio, il sapore del sale non sa mai di vecchio. I sensi si stancano in fretta, è lenta la sabbia che conta, gli anni che passano senza assaggiare e sentire, respirare e toccare. Non esiste storia più triste. Fuori dal film, regina della TV, vista così, non sei poi così importante, sempre come le altre, è come lei che ti chiamava di vedere, si è posta al collo quella matta idea, di prendere ad esempio un corpo e lasciare che si prenda i fatti di tempi. I sensi si stancano in fretta, è lenta la sabbia che conta, gli anni che passano senza assaggiare e sentire, respirare e toccare. Non esiste storia più triste, il fuoco che non sa divampare, dell'uomo che rinnega l'animale, di quella che ognuno scrive senza sentire più i sensi.
scampare dell'uomo che rinnega l'animale, di quella che ognuno scrive solo e soltanto su immagine di sé. Immagine di sé. Immagine di sé. Nota, nota, l'immagine di sé, questo è il brano che stiamo trasmettendo in streaming dalla piattaforma di Corto Corto, quindi chissà dove vi stanno guardando e dove vi potranno guardare, dall'Australia, chissà da quei luoghi. Poi la prossima settimana saremo in radio, su Radio Reporter Torino, sui 99.9 dalle 11, proprio programma notturno dalle 11 in poi, quindi insomma alleggerete, diciamo, per Torino, per un po' di tempo. Allora, abbiamo accennato al fatto che state lavorando in questo studio che si chiama Noise Factory, dove, se non ho capito male, avete anche incontrato un po' il vostro producer. Abbiamo incontrato un producer d'eccezione per noi, cioè ci ha ribaltati, ci ha permesso di tirare fuori un sound e un modo anche di comporre, ci ha sbloccato quella scintilla lì, partita. Alessio Camagni, che salutiamo in streaming. E il suo staff. E tutto quanto il suo staff. Sì, è tutto il studio. Lì adesso voi siete praticamente di casa, però ci avete anche una sala prove o siete a casa di qualcuno a fare le prove? Com'è? Abbiamo una sala prove che chiamiamo sauna prove, perché è molto piccola. Quello è classico. Immagino. Avete ancora le cose delle uova o siete passati? No, ormai quelle non si usano più. No, siamo passati al bugnato. Del secolo scorso, mettevamo ancora le scatole delle uova, ma non le fanno manco più. Però ormai la resa era ottima. Non si la resa era ottima perché, perché era la forma, hai capito, un po' a cono, ma insomma adesso non andiamo non a tirare fuori. Non bisognava neanche insonorizzare. Cioè, e dovevi solo andare al mercato e prenderti queste cose delle uova e sperare che non fossero sporche, perché sennò potevo un po', come dire, l'uovo marcio non è il massimo. Comunque, adesso a parte questi dettagli diciamo d'arredamento, andiamo avanti con la prossima canzone che si intitola, che cos'è? Canzone nuova, ancora mai edita, cioè mai edita, fuori. È inedita. E non avete neanche il titolo. Registrata, fa parte del doppio che abbiamo fatto, ultimo lavoro in questo mese. Abbassiamo ancora un attimino il tiro, questa è una canzone romantica, però poi lo alziamo, ve lo promettiamo. Oh, va bene, un po' di dinamica ci sta, signori e signora. E signore e signoras, qui in nota al Salottos. Quei poeti che provano sempre a spiegarti la vita mentre tu danzi su carboni ardenti, vestita quasi soltanto di musica. Come li porti bene in quei tacchi, e tutte le altre diventano parti e ombre. Tienimi con te tra le tue lune, la libertà mi perderà le piume, tanto vola solo chi si illude. Mi guardi, l'intero universo ha un suono che mi trascinerà da te, l'unica che con quei movimenti strega tutti, inganna anche i serpenti. Di solito non menti, ma ora dici che c'è
posto per due in un deserto. Stasera come li porti bene quei fianchi? Cosa dovrei farti? Tutte le altre mi bruciano gli occhi, sono 13 rintocchi. Tienimi con te tra le tue lune, la libertà mi perderà le piume. E tienimi con te tra le tue dune, ricordo che si è sciolto giù in un fiume di parole che scorrono lontane sopra le tue lune. Grazie mille, grazie. Nota qui al Salotto, insomma stiamo assistendo a una performance probabilmente unica, perché io diciamo mettendo insieme i puntini, quindi siete in una fase come dire di riarrangiamento anche di quelle che sono un po' le insomma anche le dinamiche all'interno della band, quindi state sperimentando questa sera una situazione particolare, perché di solito due chitarre acustiche, una batteria con una cassa veramente in carbonio, diciamo, importante, con la cassa nera, diciamo. E effettivamente è un ensemble senza il basso, no, rende bene, perché poi c'è. Però è un ensemble, come dire, abbastanza inedito. Chissà quali altre, diciamo, trasformazioni poi verranno fuori da questa vostra, diciamo, anche. Speriamo che ne vengano fuori. Da questa vostra fase così, abbastanza creativa. Allora, avete detto che quello era, diciamo, il pezzo un po' più morbido, adesso c'è una roba più energica. E adesso ci svegliamo un po' tutti quanti. A proposito di riarrangiamenti, questo è un brano che noi di solito suoniamo in una chiave rock veramente forte, non potendolo, l'abbiamo reinventato in chiave gypsy. In chiave gypsy? E quindi attenzione. Cambiamo un po' registro, dai. Cambiamo registro, diventiamo tutti e mi tolgo anche un po' più gitani, quella sta lì un po' tipo una piovra, perché le gambe poi si ammosciano, però tu abbi pazienza, Tano, e entriamo, diciamo, in una versione più gypsy di quelli che, signori e signori, sono venuti a trovarci questa sera, ovvero i Nota. Il pezzo si chiama Siamo stati noi. Che gli altri colori fossero stati errori, e non concedo margine a chi è diverso da me. Vorrei trattare sull'ordine di sparare. Preghiere ne abbiamo spese, teste sono state appese, siamo giù le chiese entro la fine del mese. Quando sono arrivato non riesco neanche a dormire, la notte ho sempre bastardo che mi viene a trovare. Noi siamo stati noi, per cosa poi fare una guerra? Una guerra e non sarà. Che vera vita li abbiamo fatti tutti fuori, tutti fuori. Guardate via tutti gli errori.
così interessanti e non poter condividerle. Realtà pesanti che ancora non so reggere. I sogni mi tormenta, vuole che mi penta, bomba mia santa, fa che non lo senta. Se farsi intenerire voleva dir morire, comanda questo fucile, comanda il mio fucile, che strano piano distruggere per salvare. Fatto il mio dovere, non potevo evitare, sembra che le mie preghiere siano da rifare. Anche se sono tornato non riesco ancora a dormire, la notte sempre un bambino che mi viene a trovare. Noi siamo stati noi, per cosa vuoi fare una guerra, una guerra? E non sarà che per avidità li abbiamo fatti tutti fuori, tutti fuori, portati via tutti i colori. Guarda qui un momento, sta salendo il vento, questo è il sesto piano e questa è la mia mano. Questo è il sesto piano, questo è il sesto piano, questa è la mia mano, questo è il sesto piano, questa è la mia mano, questo è il sesto piano, questo è il sesto piano, questa è la mia mano, questo è il sesto piano, questo è il sesto piano, basta, basta, basta. Grazie. Nota, nota, siamo stati noi, questo è il brano che poi insomma aveva diversi aspetti, non era soltanto, cioè, un momento anche così, diverse dinamiche, insomma, è un brano quasi progressive, si posso dire, una cosa quasi progressive. A volte si ha solo il tempo di una canzone, quindi perché non... Esatto, non mettere tutto lì dentro, come diciamo la pizza capricciosa, via. Quello che ti piace, no, ma adesso era fatto, anzi, era fatto assolutamente con tutto un gusto e una logica. Poi avete avuto un momento così del batterista che finalmente ha fatto la rullatina jazz. Essendo qua, lì in fondo, noi è un'altra cosa. Si vede poco, si vede spesso. No, ho visto che tu hai fatto in modo che si vedesse, perché probabilmente anche lui da casa c'avrà, cioè, chi lo ascolta, chi lo guarda, in streaming avete dato, insomma, altruismo tra musicisti. No, ma io vi capisco, ci vuole. Ma io sono sempre quello che lo copre e mi impegno pure a farlo, però stasera mi sentivo buono. Sta dicendo delle cose, ma noi non le possiamo sentire, che non ha il microfono. A meno che... È una delle poche volte, dice, ma forse perché a Torino, dice, vabbè, a Torino facciamo sta cosa. Ha fatto il bravo. Va bene. Queste sono le classiche dinamiche, insomma, tra band, perché è difficile, è bella, divertente, ma anche difficile la convivenza. È difficile, ma nei viaggi, nelle cose. La chiave giusta l'abbiamo trovata, ci divertiamo anche. Quindi. Stasera poi dovete tornare a Milano, tutti in macchina insieme. Sì, cioè, eh? Sì, sì, sì. Vabbè, mi raccomando. Ci scanneremo sul viaggio di ritorno. Esatto, poi ci saranno tutti quei, no, ma tu hai sbagliato sul pezzo in quel momento lì, non dovevi fare quella cosa, te l'avevo detto. Del resto. Potete anche risentirmi stasera, quindi ancora più. Peggio la cosa, perché puoi anche risentire, capito? Esatto, potete. Allora, io col mio fiuto, diciamo, da investigatore, ho immaginato che a questo punto farete un pezzo con l'armonica. Ci volete salutare con una canzone con l'armonica? Vi salutiamo, vi invitiamo ad andarci a cercare, perché noi comunque siamo un gruppo emergentissimo e certo. Ce la stiamo mettendo tutta anche per riuscire a portare un po' più di rock in queste scene attuali. E quindi cerchiamo veramente di comunicare un messaggio a livello musicale, a livello anche di quelli dei testi che scriviamo. Abbiamo bisogno di supporto, abbiamo bisogno anche di avere dei feedback, quindi veniteci a trovare sui nostri contatti. Su YouTube abbiamo dei video già prodotti. Bisogna scrivere soltanto nota con la puntino in mezzo tra la... No, aspetta, saluto qua.
Saluta pure. Una saluto signora. Adesso va mio figlio. Bravi ragazzi, siete bravissimi. Vedo delle fan qua, un attimo. Abbiamo che vedo delle fan. Va bene. Allora, senti, come si intitola quest'ultimo brano? Jessica, più facile di così, signore e signori. Il nostro cavallo di felicità di battaglia. Jessica, I, nota qui al salotto. Allora, permettetemi solo un secondo di presentarvi i musicisti. Alla mia sinistra, Mr. Daniel Zanabuni, from Milano. Alla mia destra, barbette. Questa barbetta qua. Simone Schiavi, from Sesto San Giovanni. Dietro di me, spero che si veda, almeno adesso, ci sono tante videocamere puntate su di te, caro Ivan. Alla batteria, percussioni, Ivan Tagliabue. Noi siamo in nota e siamo felici di essere qua. Cifrarti, com'è facile innamorarsi di te, fosse facile. Non immagini cosa vuol dire averti vicino, con le tue paure da bambino. Discorsi di una donna vera e la forza di restare sola. Lascia che ti faccia mia, almeno per questa sera. Jessica, la tua semplicità, voglio che sia anche la mia. E non mi importa se domani piangerò, niente a confronto dei rimorsi che avrò. Voglio che sia anche la mia. Io non capisco cos'ho che non va, eppure alla mia età dovrei essere meno confuso, più uomo. Tu li fai sognare tutti quanti, li tocchi tutti con i guanti. Io mi sveglio ma sei troppo avanti ormai. Aspetta, non andare via, almeno per questa sera. Jessica, la tua golosità, voglio che sia anche la mia. Jessica, la tua capacità, voglio che sia anche la mia. E non mi importa dei rimorsi che avrò, delle promesse a me stesso che non manterrò. Voglio che sia anche la mia. Parapaparara, parapaparara.
musica. Grazie, buonanotte, veniamo a bere con voi. Grazie, grazie, grazie ai Nota, grazie veramente, un grosso in bocca al lupo e un arrivederci, a prestissimo. Ringraziamo tantissimo anche Enzo Costa che è intervenuto questa sera. Vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana, grazie al Lab e insomma tante belle cose. Ci rivediamo qui lunedì al Lab e poi martedì su Radio Reporter Torino. Arrivederci.